È Marcello Negrini, è forestale presso il comune di Bregaglia. Non è solamente la Valle Bondasca, diciamo che è in movimento, siamo in montagna, un po' tutta la montagna è in movimento. Quali altri siti in valle sono monitorati? Cioè, monitorato veramente è oltre adesso un po' il cingolo, però non così monitorato come qua in zona Vicosoprano la Spizza Caldera. Ecco, questo è da anni dopo la prima frana che è stata nel 1989. Da lì in poi, diciamo, qua si fanno delle misurazioni precise, e questo perché sotto c'è un paese, c'è una strada cantonale, ci sono dei sentierini pedonali. Ecco, questa qua è monitorata, e qua ogni anno si fanno dei controlli sia sul posto, che poi abbiamo le misurazioni che ci danno un'informazione praticamente ogni giorno, ogni ora di ciò che capita. Su se c'è un movimento forte, anche qua bisogna procedere ad un'evacuazione o appunto altri provvedimenti. Poi dall'anno scorso, sarebbe 2014, nella zona Maroz, al Pagela, lì abbiamo pure avuto un distacco di roccia, diciamo, abbastanza grande, e cioè, lì si fanno di tempo in tempo dei voli di controlli, anche lì con gente specialisti, un geologo che ci dà un po' l'informazione o ci dice che pericolo ci sia ancora attualmente. Al momento lì anche la strada che conduce da Casaccia a Maroz è chiusa, e prossimamente penso rimarrà chiusa anche fino a fine anno 2015. Per il sentierino pedonale abbiamo cercato di fare una variante per i turisti, funziona. Poi abbiamo la zona, cioè diciamo zona Albigna, che ci sono anche certi punti dove ci sono dei franamenti, delle scese di roccia, sassi, però purtroppo siamo in montagna, ogni tanto capita. Però nei nostri controlli che facciamo sia a Cengalo, che facciamo a Spezia Caldera e anche la zona del Pagela, Val Maroz, cerchiamo di guardare anche altrove. Anche appunto ci sarà prossimamente questi controlli, e andremo a vedere anche al Balzetto. Al momento, Balzetto, che si trova in Valle Albina, ci sono due punti che attualmente c'è stato franamenti, e diciamo non enormi, però qualche cosa si muove. Ecco, più che altro andiamo a guardare un po' un controllo. In più abbiamo un'informazione, cioè un'informazione che noi dobbiamo dare al cantone, che poi non so, per anni, cioè 30 o 40 anni, si sa, magari se c'è in discussione qualche cosetto, qualche roba che bisogna fare, si sa che in quella zona lì ci sono stati dei, ecco, diciamo, è un monitoraggio un po', ecco, più che altro per una cronaca. Se qualcuno volesse delle informazioni, più in dettaglio, a chi e dove si può rivolgere? Qua per certe cose sicuramente, come primo, magari il comune di Bregaglia, e poi il comune di Bregaglia, a secondo il caso, cioè diranno di informarsi presso noi come ufficio forestale, colui che è responsabile per eventi naturali. Poi abbiamo il nostro capo, che è questo ingegnere forestale Azuz, che fa parte appunto anche di questa commissione qua. E poi, proprio in casi magari un po', ci sono questi geologi che ci diranno appunto, ci danno informazioni magari anche più precise e migliori. Ecco, noi si lavora con una ditta qua, un geologo di zona Coira, e abbiamo fatto una buonissima esperienza.